réverbère, plongé dans le noir, la ville lumière. Paris 1941. La Francia occupata dai nazisti è sconfitta e umiliata. Quella che verrà ricordata come la Résistance inizia dalla scelta di rispondere all'invasione con un assordante silenzio. Il leggendario libro Il silenzio del mare è scritto nel 1942 e pubblicato clandestinamente dalla casa editrice Édition de Minuit. Una stanza, tre personaggi. Un ufficiale tedesco si insedia nella casa di un vecchio e di sua nipote. Durante i mesi di questo soggiorno imposto, tra l'occupante e i suoi ospiti si stabilisce una strana relazione. I due francesi oppongono alle parole dell'ufficiale un silenzio volontario e assordante. Vercors, al secolo Jean Brûlère, scrive un vero e proprio inno a resistere, che nonostante il suo carattere clandestino, ebbe una diffusione straordinaria nel mondo intero, al punto da essere, per ordine del generale de Gaulle, paracadutato in molti esemplari dall'aviazione inglese sulla Francia occupata. Il silenzio del mare è diventato uno dei simboli della resistenza e tuttora è considerato un testo chiave della riflessione sul nazismo e sulle orribili conseguenze di ogni totalitarismo. Depuis que je suis né, j'ai vu